oggi apriamo un nuovo ospedale. Come vedete, un'inaugurazione in grande stile. Sei pronto, Rog? Roger, dove sei? Roger, non è divertente. Dove sei? Sei lì dentro? Immagino di no. Roger, dobbiamo inaugurare un ospedale. Smettila di comportarti come un bambino. Eh? Cosa? Che succede qui, Rog? Che stai facendo qui sotto? Sam, sono troppo nervoso. Non ce la faccio. Ma rilassati, ragazzo. Inspira ed espira. In fondo i pazienti ti stanno aspettando. Buona fortuna, ne avrai bisogno. Ok, facciamolo. Oh, finalmente l'ospedale. Aiuto, aiutatemi. Sto per partorire, per favore, miau. Creme brûlée. Sam, svegliati, Sam. Che cosa? Dove? Rog, che cosa c'è? Abbiamo il nostro primo paziente, Sam. Ti aiuteremo, non preoccuparti. Controlliamo le condizioni. Serve un'ecografia. Bene, gattina, pronta? Stai calma. Guarda un po'. Abbiamo 7 piccolini. Che bella sorpresa. Ora misuriamo la pressione. Oh, fantastico, va tutto bene. Dottor Roger, ho portato una flebo. Ottimo, grazie, Sammy. Di niente. Ecco fatto. È ora di mettere una flebo. E una maschera per l'ossigeno. Ecco. Copriamo con un lenzuolo la nostra gattina. Andrai alla grande. Sei in buone mani. Ok, pronta a diventare mamma? Oh, wow! Che bel piccolino! Ecco il nostro primo piccolo. Non è stupendo? Ed ecco il secondo. Wow, che carino! Ti mettiamo qui dentro. I gemelli sono così carini. Bene, chi è il prossimo? Ecco che arriva il terzo. Ma quanto è piccolo. Presto, insieme ai fratelli. E chi si nasconde lì dentro? Ti vedo, tesoro. Sembri un gattino birichino, vero? Ed ecco un altro splendore. Ma come fai a essere così carino? Lo sono tutti. Oh, accidenti, ma come hanno fatto a stare tutti lì dentro? Indovina, Sammy. Altri micetti in arrivo. Wow! Bene, abbiamo un chiacchierone qui. Quasi finito. Wow, che bel tipetto. Ecco, mi sa che siamo all'ultimo. Ecco che arriva. Adorabile. Tutti e 7 i gattini consegnati sani e salvi. Possiamo togliere questa. E anche la flebo. Con attenzione. E la maschera di ossigeno. Mamma gatta, pronta a tenere in braccio i tuoi piccoli per la prima volta? Forza! Ma che dolce famiglia! Non è adorabile? Congratulazioni, i suoi piccoli le somigliano tantissimo, signora gatta! Oh, grazie! Ciao ciao, piccolini! Ho sentito che il dottor Sam ha aperto un ospedale. Spero che almeno lui sia in grado di aiutarmi. Mi dica, cos'è successo? Mi fa male la testa. È in buone mani. Prepariamo gli strumenti necessari. Controlliamo la temperatura. Oh, ma lei ha la febbre. Dobbiamo intervenire. Per fortuna ho tutto ciò che serve. Primo, abbassiamo la febbre. Si fidi, si sentirà subito meglio. I sensori sono attivi. E anche... Eh? Oh no, resisti, amico. Non va. No, amico, non mi arrendo così facilmente. Andiamo. Wow, c'è bisogno del dottor TV Man. Oh, sbrigiamoci! Sono venuto il prima possibile, dottor Rog. Qual è il problema? Tranquillo, cucciolo, ti aiuto io. Non ti farà male. Meno male, dottore. Sembra che il nostro gatto stia meglio, vero amico? Mi sento di nuovo in forma. Dottore, mi aiuti? Certo, mi lasci aprire la porta. Grazie mille, oh. Quanta polvere. Beh, ciao, bel paziente. Come possiamo aiutarti? Diamo un'occhiata più da vicino, ok. Capisco. Oh, povero, è pieno di pidocchi e di piaghe.
prepariamo il materiale per la pulizia. E ovviamente il nostro kit di pronto soccorso. Ok, spazzolatura. Che schifo. Prima ti faremo un bel bagnetto. Ok, portiamolo qui fuori. Ecco. Ora nella vasca, amico. Eccoci qua. Cominciamo a spazzolare con acqua e sapone per togliere tutta questa polvere. Poi lo asciugheremo con un panno morbido. Quanta sporcizia! Povero piccolo! Questa spugna è da buttare. Bene, ci voleva un bel bagno rinfrescante, vero? Ora torniamo sul letto. È il momento dello spray antipulci. Grazie, Sammy. È proprio ciò che ci serve. Ok, al lavoro. Allora, cosa abbiamo qui? Ok, liberiamoci di questi insetti. Guarda quanti. Forza, andate via. Ecco, molto meglio. Niente più insetti. Ora ci servono un po' di batuffoli di cotone e pinzette. Li usiamo per rimuovere ogni residuo di sporco. Funziona. Wow, ora sei molto più pulito. Non ti senti meglio? Perfetto! Ora puoi andare. Ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, volete realizzare un ospedale di questo tipo? Continuate a guardare. Primo, disegniamo il perimetro dell'edificio con la matita. Bello ordinato. Mentre tu disegni, io compro tutto il materiale. Seguitemi. Questo negozio è incredibilmente fornito. Wow, sono in paradiso. Controllo, per favore. È così pesante. Adoro lasciarmi. Ora ripassiamo con un liner. Iniziamo. Bene, vediamo cosa abbiamo. Oh sì! È il colore che cercavo. Passiamo alla pittura. Ora ci servono tutti i pennarelli per colorare l'edificio. Iniziamo dall'insegna, in particolare dallo sfondo. La croce sarà rossa, così si capirà che è un ospedale. Ora riempiamo le scritte. Passiamo ai telai delle finestre. E infine i pannelli delle finestre. Facciamoli belli colorati. Wow, ma che bel risultato! Guardate un po'. Eccomi, ho comprato tutto questo. Bel colpo, Sammy. Proprio ciò che serve. Sammy ha comprato delle sofisticate attrezzature mediche. Ma ci serve anche un paziente gatto. Che aspetto avrà? Rosa, facciamolo rosa, è il mio colore preferito. Ma non esiste un gatto rosa, Sam. Pensavo più a crème brûlée, sai? Hai detto crème brûlée? Sta calmo, parlavo di colori. Colori? Sì. Oh. Ok, disegniamo il gatto più carino del mondo. Adesso usiamo il liner. Faremo un gatto rosso. Che ne dite, amici? Dateci un pollice in su. Finito? Bene, diamoci un taglio. E ora moltiplichiamoli. Wow, grandioso. Ecco i nostri gattini. Ehi, Roger, stavo pensando. Eh? Wow, caramelle, sì! Venite da papà! Ah, il mio dolce tesoro, forza, apriamolo! Che stai facendo, Sam? Ehi, ma sono mie! Ridammele! Wow! Sam, come hai fatto a trasformare tutto in caramelle? I maghi non rivelano mai i loro segreti! E adesso, mentre nessuno guarda, finalmente questa caramella è mia! Mi sa che servono altre pillole!
Sì, ecco fatto. Ho portato altri strumenti. Grazie, Sammy. Ehi, anch'io ne ho bisogno. Fantastico, abbiamo tutto ciò che serve. Possiamo inaugurare l'ospedale. E vai! Questo TV Man mi sta inseguendo, lasciami stare già! Oh no, Roger, ti prego aiutami, sta arrivando! Va tutto bene, Sammy. È solo il dottor TV Man. Che spavento! Che stanchezza! Mi ci vorrebbe proprio una vacanza! Mi spiace, Roger, ma i medici non vanno in vacanza, ma non preoccuparti, andrò in vacanza anche per te! Amici, date un like a questo video e iscrivetevi al canale, mi raccomando! A presto, ciao!